destinata per protestare contro il prezzo del latte, un prezzo troppo basso giudicato dai pastori. Abbiamo visto però già un intervento da parte della Regione Toscana con 2 milioni di euro, è sufficiente? Allora, è assolutamente necessario l'intervento della Regione Toscana fatto congiuntamente con le associazioni di categoria, che ringrazio per il loro intervento, però non assolutamente sufficiente. Immaginatevi che cosa significherebbe per ognuno di voi, impegnati nelle vostre professioni, nelle vostre attività, trovare la propria corresponsione mensile retrocessa 20 anni fa, con i costi di produzione che hanno galoppato, che sono invecchiati di 20 anni. Ebbene, questo è successo ai nostri pastori, quindi è stata violata la loro dignità professionale. Certamente 2 milioni di euro distribuiti in tantissimi rivoli non potranno essere sufficienti a sanare in maniera strutturale e sistemica questa crisi, possono sicuramente rappresentare un momento di tamponamento, però che deve essere il precursore dell'attivazione di un tavolo nazionale di crisi, così come è stato fatto per la cerealicoltura, così come è stato fatto per l'olivicoltura, che veda il governo nazionale finanziare e sostenere la promozione e l'internazionalizzazione delle grandi distribuzioni e soltanto di quelle grandi distribuzioni che saranno disponibili ad attivare un concordato con la trasformazione e con la produzione, in cui venga fatto un business plan, una pianificazione progettuale degli investimenti, dei piani d'ammortamento, e in cui venga garantita la corresponsione minima di prezzo d'acquisto da parte delle grandi distribuzioni del chilo formaggio venduto dai trasformatori e un minimo di un euro alla produzione primaria, che potrebbe avere in questo caso la garanzia di poter fare degli investimenti di innovazione tecnologica, di sviluppo e di ricerca in grado di compensare gli altissimi costi di produzione. Finisco dicendo che questa è l'unica soluzione, tutti gli altri sono pannicelli caldi, che bisogna stare attenti che l'attuale tavolo di crisi nazionale non si riferisca esclusivamente alla Sardegna, ma che esistono a livello nazionale altre regioni come la Toscana, la Sicilia, l'Abruzzo e il Lazio, che sono diverse, che hanno delle diverse modalità di produzione. Essendo la Sardegna a statuto speciale, producendo l'85% del latte nazionale, ovviamente ha la necessità di destinazioni di maggiore attenzione, ma se si pensasse solo alla Sardegna si avrebbe un'ulteriore pesante ricaduta maggiorata negativa sulla produzione lattiero-casearia toscana. E quindi al tavolo nazionale io chiedo che il ministro degli interni Salvini, che per la prima volta affronta in maniera così impattante e così complessa la questione della problematica del prezzo del latte ovino, inviti necessariamente anche dei rappresentanti della Toscana, anche dei rappresentanti delle altre regioni, perché deve essere fatto un discorso d'insieme e complessivo.